Si comincia con un grande evento, con una mostra di arte naif e una iniziativa dello SNALS regionale. Chiara De Bernardo, intendete proseguire in questo cammino? Sicuramente sì, questa è la prima tappa, se si può definire, di un tour che sarà itinerante in tutta la Puglia e in ogni provincia. Io credo in questi eventi socioculturali e artistici dove c'è un dolce connubio fra scuola, sindacato e artisti. Penso che non ci sia niente di più bello, di più creativo, ed è anche un momento di socializzazione, perché il sindacato è vero che nasce a difesa dei lavoratori, ma è anche un momento di socializzazione e di creatività. Una novità per la città di Taranto con un'artista naif che si è distinta per diverse mostre, ricevendo apprezzamenti un po' ovunque. Qui per una proposta culturale, la possiamo definire alternativa? Alternativa, ed voglio dare un messaggio con questa mostra, un messaggio di pace, serenità, visto che abbiamo un periodo storico un po' particolare. Allora ho voluto immaginare un mondo diverso, un mondo che non c'è ma che potrebbe essere, e quindi ecco nasce questa voglia di naif, folk art, dove c'è il colore, c'è il messaggio di amore, di pace, di gioia, e anche perché vorrei regalare un po' di sorrisi e mi piace vedere la gente che sorride vedendo i miei quadri. Chiara De Bernardo con questa iniziativa ha confermato che il sindacato SNALS è il sindacato che tutela gli interessi e i diritti dei lavoratori, ma è anche sindacato di cultura. La cultura, chiave di volta della rinascita del nostro paese e nella fattispecie del nostro territorio. Un plauso veramente straordinario anche per la scelta dell'artista. Sono veramente orgogliosa di partecipare a questa mostra. Il liceo Archita con i suoi ragazzi farà un intervento musicale che terrà compagnia a questo evento, che è veramente, credo, per la cittadinanza di Taranto un evento straordinario. Sei bella, e non per quel filo di trucco, sei bella per quanta vita ti è passata addosso, per i sogni che hai dentro, che non conosco. Bella per tutte le volte che toccava a te, ma avanti il prossimo, per le parole spese in vano, e per quelle cercate lontano, per ogni lacrima scesa, e per quelle nascoste di notte, al chiaro di luna complice. Per il sorriso che provi, le attenzioni che non trovi e le emozioni che senti, la speranza che inventi, sei bella semplicemente, come un fiore raccolto in fretta, come un dono inaspettato, come uno sguardo rubato, o un abbraccio sentito. Sei bella, e non importa che il mondo sappia, sei bella davvero. Solo per chi ti sa guardare. Voglio che tu sappia una cosa. Tu sai com'è questa cosa. Se guardo la luna di cristallo, il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra, se tocco vicino al fuoco l'impalpabile cenere o l'orgoso corpo della legna, a te, come se ciò che esiste
che m'attendono. Orbene, se a poco a poco cessi di amarmi, cesserò d'amarti a poco, se d'improvviso mi dimentichi, non cercarmi, che già ti avrò dimenticato. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi alla riva del cuore in cui ho le radici, pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare altra terra. Ma se ogni giorno, ogni ora, senti che a me sei destinato con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ai, amor mio, ai, mio, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si dimentica, il mio amore si nutre del tuo amore, amato, e finché tu vivrai starà tra le tue braccia, senza uscire dalle mie.